Ciao, io sono Michele e lui è l'orso Beri, il mio orsacchiotto. Non mi lascia mai. Io sono grande, molto grande, ma il bambino che c'è dentro di me ci sarà sempre. Ma come mai siete tutti qui? Non è che per caso volete ascoltare qualche storia? Perché tutti vogliono ascoltare delle storie, grandi e piccini. E le vogliono ascoltare attentamente per poter sognare. Sognare intensamente e... perché è così. È solo così che si può vivere con il cuore. Questa è la melodia incantata di Peter, quella che porta con sé la polvere magica. Allora Peter capì che non c'era un minuto da perdere. Andiamo, gridò imperiosamente e spiccò il volo nella notte, seguito da tutti noi. Mamma e papà irruppero nella stanza, ma era troppo tardi. Eravamo volati tutti verso l'isola che non c'è! Novembre di 24esima stella cadente. Capitan Uncino! Non dimenticherò mai quel volto e quel nome, quell'orribile gancio al posto della mano destra. Oggi però ho conosciuto il più perfido di tutti i pirati, il più spietato e malvagio. È il fratello di Capitan Uncino, è Mr. Barbecue. Attento, Peter! Grida Campanellino che ha visto tutto. Decido di saltare sopra dei sassi. Sto andando da una parte all'altra per cercare di creare un po' di confusione. Ed è proprio in quel momento che con la coda dell'occhio vedo un bambino. Un bambino con il naso lungo, lungo, lungo. Con le gambe lunghe, lunghe, lunghe. Tutto di legno. Ma... oddio, ma tu sei Pinocchio! Ma che ci fai qui? Gli chiedo prontamente. Ma questa non è mica la tua fiaba. Ritorna nella tua storia. Io ce la posso fare anche da solo. Non temere, Pinocchio.